Milinkovic prova a mettere ordine, va al lancio lungo, intelligente per Sertorini che controlla di tacco, la mette dentro per Cappiaghi, la grande risposta di Tampieri e poi Rein, calcio d'angolo. Ora attenzione a questa opportunità per l'Inter con Sertorini che calcia direttamente in porta, la traversa, si salva la Sampdoria, quasi da fermo questo calcio di punizione di Sertorini. La Milinkovic si sbraccia, Cissare la vede, Milinkovic il pallone preciso per lei di prima nello spazio per De Troie che può metterla dentro, arriva come un treno Tomaselli, controlla il tocco per Sertorini, calcia in porta Sertorini e arriva il vantaggio dell'Inter con Anna Maria Sertorini che c'era andata vicino con la traversa di qualche minuto fa, ora pesca l'angolino col destro. Bowen si fa vedere, Jung Pedersen si muove dietro di la palla centrale per Cambiaghi, controlla, difende palla, ancora Cambiaghi, si gira, converge verso il centro, Cambiaghi carica il sinistro, Cambiaghi! Magia dalla distanza di Michela Cambiaghi. Questo è un gol meraviglioso, rivediamo il controllo e poi col sinistro là dove Tampieri non può arrivare. Bowen ancora a cercare Cambiaghi, sempre molto brava a difendere palla, qui il tocco per Cissare, palla nello spazio, primo momento di Sertorini, recupera palla di Troie, ora il tocco per Sertorini tutta sola, la palla per Merlo, arriva il 3-0 Inter con Sertorini che regala questo invito per Merlo, tutto facile per la numero 13 nerazzurra. E vediamo, tutto era partito ancora una volta da Cambiaghi, qui l'ultima parte dell'azione con Sertorini molto brava a vedere ben posizionata Merlo. Bison, riparte l'Inter, azione un po' confusa, il tocco per Sertorini che punta il rigore, entra in area, il tocco dietro per Cambiaghi, si sposta il pallone sul sinistro e poi la traversa addirittura di De Troie. Attenzione a Sertorini, ormai imprevedibile da quella parte, il tocco dentro per Magul che di testa trova il 4-0 e di Sertorini con questo assist meraviglioso, poi gran lavoro qui di Magul. Con calma Andres va al tocco largo per Magul. Mette giù il pallone, il tocco dentro per Cissare, le cross in mezzo, arriva gioia anche per Elisa Polli che sigla la quinta rete nerazzurra. Rivediamo, brava Cissare, in anticipo da grandissima attaccante Polli. Spunti molto interessanti, Elisa Polli classe 2000. E sul rinvio di Tampieri l'arbitro dice che basta così. Buona la prima per l'Inter, la prima Inter di Giampiero Piovani, finisce 5-0 ai danni della Sampdoria.